Si è aperta sabato 13 ottobre con un concerto dedicato a Rossini la sesta stagione di Musica al Tempio, rassegna musicale nel Tempio Valdese di Milano in via Sforza. 14 appuntamenti per un ricco calendario che proseguirà fino al prossimo mese di giugno. La rassegna è curata dall'Associazione Musica al Tempio, che propone una ricerca musicale attenta e variegata, promuovendo nuovi talenti emergenti. Vogliamo mantenere un'agilità di proposta che permetta al pubblico che anche viene senza dover pagare, che può venire anche gratuitamente, di trovare cose di vario gusto, di dare spazio ai giovani che non trovano spazio nelle grandi associazioni concertistiche, che si permettere loro di esibirsi in pubblico è un fatto molto importante. Abbiamo poi il filone delle opere rare e quello degli approfondimenti invece del grande repertorio. La rassegna Musica al Tempio gode del patrocinio del Comune di Milano. Sono queste rassegne musicali che vivacizzano tutto il tessuto cittadino e ci permettono appunto di diffondere la cultura musicale a diversi strati della cittadinanza, ed è questo che vogliamo vivacizzare in una città come Milano, che ormai è policentrica. Non possiamo pensare che ci sia un unico centro a Milano, ci sono tanti centri che sviluppano forme diverse di arte e di cultura. Un'ottima acustica e molti strumenti musicali, queste caratteristiche rendono il Tempio Valdese di Milano luogo ideale per esibizioni e concerti. In questa chiesa abbiamo anche un pianoforte da concerto, è un luogo dove si fa tanta musica. Perché si fa tanta musica qui? Perché siamo nel cuore di Milano, perché questa è una chiesa nella quale molte persone amano la musica, e perché noi vogliamo essere in relazione con la città. Per noi vogliamo restituire alla città questa grazia, tutto sommato, di avere un locale di culto così bello nel centro di Milano, e nello stesso tempo siamo convinti che l'ascolto della musica sia una di quelle esperienze che si può fare veramente con tutti. E quando diciamo tutti, vorrei aggiungere una cosa molto importante. È possibilissimo portare i bambini ai concerti dell'Associazione Musica al Tempio. I bambini, se sono piccoli, a volte si addormentano. Se sono più grandi, ascoltano con tanta gioia. Prima cominciano e meglio è. Il programma di Musica al Tempio spazia da jazz alla musica da camera, passando per il cantautorato, i recital e i grandi classici. Un particolare ricordo sarà devoluto nel concerto di inizio maggio al maestro Daniele Gai, recentemente scomparso. Faremo una gran serata in suo onore, molto volentieri con i suoi allievi, che lui ha condotto a grandi vette. Anche alcuni dei suoi allievi sono membri delle più grandi orchestre del mondo. È stato veramente un didatta eccezionale e tutti i suoi allievi lavorano e vivono con la musica, quindi è stata una personalità squisita che noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi nel nostro comitato, dove ci ha regalato la sua signorilità e la sua cultura. L'ingresso ai concerti è ad offerta libera. L'attività è sostenuta dai contributi del pubblico e dai fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese. E per l'attività concertistica stessa è sempre stato l'8x1000 Valdese che con il suo apporto ha reso possibile una stabilità. Ha poi finanziato per l'acquisto di un nuovo pianoforte, uno strumento indispensabile per poter garantire un'attività concertistica nel locale. La Fondazione Cariplo invece è stata sicuramente determinante per la raccolta fondi dell'organo. L'Associazione Musica al Tempio porta avanti il progetto di restauro dell'organo Balbiani Vegezzi Bossi, presente nel Tempio. Il restauro è durato circa un anno, in cui l'organo è stato completamente smontato e ripulito in ogni sua parte, rimesso insieme in modo tale da poter poi garantire un futuro ampliamento. L'obiettivo ora è continuare a raccogliere fondi per ampliare il restauro e renderlo adatto all'esecuzione di un repertorio romantico.